Macrocategoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto commerciale. Il premio. Boutique di eccellenza dell'anno diritto commerciale. Adesso subito la motivazione. Per garantire un servizio di qualità, efficiente e sostenibile, unito alla presenza di professionisti disponibili, pragmatici e creativi, per la consulenza costantemente incentrata sul cliente e le sue particolari esigenze. Questo premio va a Studio Legale Riccio Griffo. Collegato con me l'avvocato Danilo Griffo, socio fondatore dello studio legale. Avvocato, benvenuto e naturalmente complimenti a lei e al suo team. Grazie mille e grazie per l'onore e per averci invitato. Per noi, e parlo a nome di tutta la mia squadra, è una grande gratificazione, un grande onore, ma è anche una grande responsabilità perché vuol dire che da qui partiamo e dobbiamo lavorare sempre meglio in un contesto storico che oggi come oggi è particolarmente difficile, perché la difesa delle aziende passa per la difesa del paese, perché in questo momento di crisi, in questo momento in cui le incertezze sembrano dominare il pensiero di ogni imprenditore e quindi di ogni cittadino italiano, perché le piccole e medie imprese sono il motore di questo paese, in questo particolare momento storico riuscire ad essere utili alle imprese è motivo per noi di grande orgoglio ed è motivo di grande responsabilità. Ci impegneremo a restare sempre in prima linea e a fare sempre al meglio delle nostre possibilità il nostro lavoro. Io vivo questo momento come un momento di monito per fare ancora meglio e per fare sempre certo. di più. Beh, avvocato, infatti lei ha detto bene, no? La consulenza alle imprese in un momento come questo, insomma, già è complicato, comunque impegnativo, no? Dare consulenza alle imprese è fatta un po' su misura, no? Come abbiamo letto dalla motivazione. Figuriamoci in un momento come quello che stiamo vivendo, dove chiaramente c'è molta sofferenza, no? A livello produttivo, a livello economico. Quindi ancor di più immagino che si vada nella direzione, almeno voi andrete nella direzione di interventi mirati, fatti appunto su misura, in modo sartoriale. Sì, purtroppo non si può che agire così, perché ogni impresa e ogni caso ha le sue peculiarità e le sue specifiche, per cui bisogna approcciare ad ogni caso in maniera giustamente chirurgica e ad personam. Noi in questo anno siamo stati impegnati molto nelle procedure anche concorsuali, fallimentari e quant'altro. Siamo riusciti ad evitare un bel numero di fallimenti, però questo è un segnale sicuramente non incoraggiante, perché bisogna puntare invece, soprattutto perché il quadro innanzi a noi è abbastanza complesso e abbastanza incerto, bisogna puntare ad un'azione preventiva, cioè in altre parole bisogna evitare che l'azienda arrivi nel momento del dissesto irreversibile o comunque della crisi acuta, in forza della quale poi bisogna intervenire con una procedura concorsuale, con un concordato, piuttosto che sarebbe invece molto più fruttuoso intervenire prima, ed è questo il nostro impegno che stiamo cercando di fare anche e soprattutto rispetto alle piccole e medie aziende che prima erano un po' trascurate da queste orbite, perché magari non potevano permettersi interventi di ristrutturazione molto, insomma, molto articolati e anche costosi. Però il nostro intervento, il nostro impegno è per una questione di necessità anche del Paese cercare di intervenire soprattutto sulle aziende che ancora non sono in crisi, per evitare che cadano negli errori più tipici e nelle possibilità del dissesto irreversibile. Bisogna intervenire prima per salvare, certo, l'azienda che è ancora potenzialmente sana ed evitare di farla cadere nella fase patologica. Questo, certo, è il nostro impegno, certo, e il nostro augurio. Insomma, vabbè, non a caso si dice prevenire è meglio che curare, motivo in più in questo caso, quindi prevenire con lungimiranza totale, insomma, riuscire anche ad anticipare quelli che potrebbero essere i problemi, no? Legati a... Esatto, ecco, esatto. Perfetto. E poi un'altra cosa per chiudere, al di là della disponibilità, del pragmatismo che abbiamo letto nella motivazione, ci deve essere anche una buona dose di creatività.
Beh, quello sì, perché come dicevo, ogni caso ha le sue peculiarità e il diritto non è vero che è un qualche cosa di statico, anzi, il diritto io la definisco come un'ingegneria sociale che però acquista la sua concreta rilevanza in base all'artista che maneggia il pennello. Ovviamente noi non ci arroghiamo come dire, capacità straordinaria in questo, però è pur vero che bisogna trovare le soluzioni a volte anche in condizioni di estrema difficoltà, però i risultati che siamo riusciti fortunatamente o comunque per impegno ad ottenere in quest'anno ci dicono che a volte, anche nei casi più disperati, se uno si concentra e studia e magari fa un po' di attenzione in più, magari si possono trovare, ecco, con la creatività giusta, quelle soluzioni che poi possono di fatto salvare imprese, salvare posti di lavoro ed è questa la nostra migliore e più grande gratificazione, perché poi ogni impresa che non fallisce, ogni imprenditore che non perde la casa è un nucleo familiare o più nuclei familiari che si riconsegnano alla tranquillità e che non si lasciano cadere poi Certo. nella crisi più buia. Questa è la nostra Assolutamente. gratificazione più grande, ecco. Assolutamente. Ecco, naturalmente noi abbiamo parlato con lei, avvocato, quindi io la ringrazio, Danilo Griffo, socio fondatore dello studio, ma insomma i complimenti vanno a tutto il team di cui A peraltro tutto abbiamo lo staff. parlato. Certo, assolutamente sì. Complimenti ancora e alla prossima. Peraltro vedo dietro di lei che ce n'è già un altro di premio, quindi insomma Sì, è una riconferma. sono Sì. recidivo. Infatti, io per la verità quest'anno non speravo di avere lo stesso privilegio, mi sembrava troppo bello. Non si vede perché sono molto bravo a contenere le emozioni per deformazione professionale, ma in realtà sono molto emozionato. I miei colleghi non sono qui con me perché in questo momento per due ordini di motivi. Uno perché il collegamento via Skype purtroppo lo spazio è Certo. limitato e due perché come comprenderete in questo momento di particolare concitazione anche per le aziende siamo tutti all'opera e siamo tutti dislocati Certo, beh, mi su scusi, per diverse vincere un posizioni. altro premio ancora bisogna lavorare, se no altrimenti va Certo, bene, allora prima mi l'abbiamo ricandido intervista. per l'anno prossimo. Va bene, allora ce lo D'accordo. segniamo. Grazie, grazie Ok, mille per essere stato grazie a con noi. voi, Avvocato, e grazie alla dell'offerta. prossima. Grazie. Arrivederci, buon lavoro. Grazie.